amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete notato, oggi è un video un po' diverso dal solito, un video che non ho mai fatto sul mio canale, ma che era da un sacco di tempo che volevo fare. Sto parlando di quel format chiamato A Day in My Life, dove praticamente vi mostro qual è la mia giornata tipica. In realtà era in programma un What I Eat in a Day, quindi il solito video dove vi faccio vedere cosa mangio in un giorno, però poi ho pensato, ma perché non provare a fare invece il A Day in My Life, visto che da un po' di tempo che voglio farlo e non l'ho mai fatto sul mio canale, e quindi ho detto proviamoci. Ho qui pronta la mia colazione e mentre mangio vi racconto un po' quello che ho fatto da quando mi sono svegliata ad oggi, perché magari avete visto ma alcune cose non sono molto chiare. Comunque ho preparato il mio porridge, volevo farvi vedere anche la scena in cui mettevo il cioccolato fondente all'85% e lo sciroppo d'acero, ma mi sono resa conto troppo tardi che in realtà non stava filmando la videocamera. Vabbè, che fail, non importa. Comunque andiamo ad assaggiare il mio porridge. Super buono. Allora, come avrete visto, la mia sveglia suona sempre alle 8.55, poi magari capita che io la spenga, che sono già le 8.56, 57, 58, ma questi sono dettagli. Dopodiché faccio le classiche cose che fanno tutti, quindi alzo le tapparelle, mi lavo le mani, la faccia, faccio la pipì, insomma tutte queste cose. Dopo vado a salutare i miei topini, che solitamente a quest'ora dormono. E una volta fatto quello, inizio a prepararmi. Ovviamente la fase del make-up non c'è tutti i giorni, c'è soltanto quando devo fare qualcosa, devo registrare magari dei video, fare delle foto, uscire di casa, insomma. Quella è una cosa facoltativa, diciamo. Una volta pronta scrivo sul mio quadernetto 10 cose di cui sono grata. Ogni giorno scrivo 10 cose di cui sono grata, il perché sono grata di quella cosa o di quella persona o di quell'evento, ringraziando veramente con più gratitudine possibile per quella specifica cosa. Una volta finito l'elenco delle 10 cose giornaliere di cui sono grata, leggo il mio esercizio del giorno sul libro di The Magic. Se non sapete che cos'è, è un libro che praticamente in breve vi serve per allenarvi a gestire i vostri pensieri, le vostre emozioni, ad essere più positivi, più grati, insomma è molto legato anche alla legge d'attrazione. Ho già fatto questo percorso con questo libro tanti anni fa, aveva funzionato benissimo e infatti devo dire che anche se ho iniziato da pochi giorni mi sta aiutando un sacco. Dopo aver fatto tutto ciò passo alla colazione. Non faccio mai colazione appena sveglia, perché onestamente appena mi sveglio non ho fame, anzi ho quasi la nausea. Quindi magari passa anche mezz'ora, un'ora se non di più, da quando mi sveglio a quando faccio colazione. Però se notate, prima di far colazione io mi preparo già una tazza di tè o tisana infuso, perché mi sveglio sempre con un gran bisogno di bere qualcosa di caldo, e quindi inizio già con una tazza di tisana, tè eccetera, e poi ne preparo un'altra, come avete visto, per la colazione. Adesso finisco la mia colazione e mi occuperò della casa, quindi farò partire la lavastoviglie, pulirò la cucina che l'ho lasciata sporca apposta, perché essendo un A Day in My Life volevo proprio farvi vedere effettivamente come andava la mia giornata senza barare. Poi passerò anche l'aspirapolvere, insomma pulirò la casa. Ed è ora di pranzo, in realtà sono tipo le 2 passate. Mi capita veramente raramente di riuscire a pranzare a orari decenti. La mia vita va sempre un po' così, ma non importa perché tanto non avevo fame. E infatti mi sono fatta una piadina perché non sapevo cosa mangiare, non avevo voglia di niente in particolare. Quindi ho detto, senti, sai che famo? Ci facciamo una piadina che va sempre bene, toppe. E quindi ho creato in realtà questo rotolo con zucchine, sottiletta e salsa rosa. Questo è il mio pranzo di oggi, va bene così. Quindi cosa ho fatto da stamattina fino ad ora? Come avete visto ho sistemato la casa, ho pulito, non dico tutta casa, ma insomma il più grosso, quindi cucina, bagno, pavimenti, camera eccetera. Ho fatto la lavastoviglie, dopo farò anche la lavatrice, e poi a un certo punto mi sono dedicata un po' ai social, ho risposto a vari commenti, messaggi. Nel frattempo è anche uscito un video, perché oggi è domenica, quindi è uscito il video, ho spammato il video, ho pubblicato un TikTok, ho pubblicato un reel su Instagram, insomma tutte queste cose qui. E ora si magna! Tra l'altro io sono abituata a guardare sempre o un video di YouTube o una live su Twitch mentre mangio. Infatti se notate ho qui pronto il telefono perché mangerò guardando la live di Codomina, che è live in questo momento, e sta mangiando pure lei, quindi top. Mi farà compagnia in questo pranzo e andiamo a assaggiare questo mio rotolo. Buon appetit! Cadranno tutti gli ingredienti, ma non importa. Super buono questo abbinamento, me lo devo ricordare perché è veramente spaziale e velocissimo da preparare, perché io le zucchine le taglio super fini, le butto in microonde per un paio di minuti, si cuociono il giusto e poi appunto sottilette, salsa rosa, un po' di pepe anche ho messo e top, semplice, veloce, buonissimo. E voilà, piatto finito. E ora che si fa, raga? Ora si lavora.
si lavora. Stamattina ho pulito casa, quindi oggi si lavora. Ho dei video da montare, quindi venite, venite, andiamo alla postation che montiamo i video. Yuhu! E benvenuti nella mia postazione. Ne approfitto per farvela vedere perché me l'avete chiesto parecchie volte, ma non ho mai avuto l'occasione di mostrarvela per bene. Comunque, eccola qui. Qui c'è la mia sedia con il suo tappetino. Ho i due PC, il portatile. Ignorate il post-it, che è quello che mi serve per l'esercizio sulla gratitudine di oggi. E quindi l'ho messo in un punto che potessi vederlo sempre. Poi abbiamo l'altro schermo del PC fisso con la tastiera con i tastini rosa che vi avevo fatto vedere che avevo preso, il tappetino. E di qui abbiamo un po' di cosine carine che fanno arredamento. Anche questo che è diventato un portapenne. Qui c'è il microfono che uso per le live e che uso a volte anche per i video, che l'ho appena customizzato tutto. Cioè, guardate quanto è figo, è troppo troppo bello. Le mie cuffie. E infine qui c'è la lampada, quella che avevo ricevuto a sorpresa. E un bicchiere dove solitamente ci metto l'acqua, così sono sempre molto idratata quando sono al PC. E questo è quanto. Lì vicino c'è la casettina dei topini, così posso tenerli sotto controllo mentre lavoro. E basta, basta cincischiare, mettiamoci a lavorare. Pausetta, ennesimo tè della giornata, casomai avessi un calo di teina. E state notando che sto bevendo questa linea qua, non è assolutamente né una sponsorizzazione né una collaborazione, nulla di tutto ciò. È semplicemente un ordine che ho fatto io l'altra notte, perché sì, ho fatto un ordine di 7 tè alle 2 di notte, perché ho visto questa marca sponsorizzata su Instagram, volevo provarla e allora ho preso un po' di gusti. Questo è banana flambé, signori, cioè vedete che è super particolare, proviamo. Wow, poi con dentro il latte vegetale, ci sta veramente da Dio. Era un po' titubante perché ho notato che il black tea non lo digerisco molto, mi rimane un po' pesante. Però bevuto magari il pomeriggio con un po' di latte vegetale dentro, ci sta. Credo di aver trovato il modo per poterlo bere senza farmi venire il mal di testa perché non lo digerisco, eccetera eccetera. Molto buono. Comunque, che si fa ora? Si va avanti ancora a lavorare. Benvenuti nella mia fantastica domenica pomeriggio. Vi risparmio la registrazione del resto delle ore perché adesso fino... penso stasera verso ora di cena io semplicemente andrò avanti a lavorare, continuerò a montare quello che devo montare. Quindi niente raga, io adesso vado avanti a lavorare e noi ci vediamo più o meno verso le 7 di sera circa. Una cosa del genere. Bene, il computer sta esportando il video che ho finito di montare adesso e ora arriva il mio momento preferito della giornata, ovvero il momento in cui do da mangiare ai miei topini e sto qui a guardarli nella loro routine quotidiana, perché questa è l'ora in cui iniziano a svegliarsi, a fare cose, a mangiare eccetera, e quindi io sto un po' con loro, loro stanno un po' con me, giochiamo insieme. Raga, assolutamente il mio momento preferito della giornata. Siamo già giunti a sera, signori. Siamo già giunti a sera. Io sto
preparando la cena tra virgolette, perché in realtà andrò a scaldare questo che ho fatto ieri sera, ed è un mix di fagioli rossi e fagioli borlotti con un po' di passata di pomodoro, un po' di rosmarino. Ovviamente non posso mangiare solo fagioli e basta, infatti sto tagliando in due parti dei pomodorini, che oddio non è che siano proprio buonissimi questi, forse è ancora un po' presto per i pomodorini, ma vabbè, ci accontentiamo. Dove andrò a metterci un po' di aglio intero e un po' di olio, semplici semplici, e poi andrò a mangiare il tutto con questi che sono tipo gli wasa, le fette quelle integrali di segale eccetera eccetera. Comunque nei filmati di prima con i miei topini amorini e patatini avete visto soltanto Viola e Bobinski, perché Luna dopo aver mangiato se n'è andata subito a dormire, quindi non l'ho disturbata ovviamente, e lei fa così quando gli altri dormono, lei è in giro a fare milioni di cose, a scavare, costruire, fare, poi quando gli altri si svegliano lei va a dormire giustamente. Ovviamente questo non è l'unico momento che io passo con i miei topini, in realtà ci passo praticamente tutta la sera prima di andare a dormire, e poi loro stanno svegli la notte perché sono degli animali notturni, quindi diciamo che cerco di godermeli il più possibile mentre io sono sveglia, quando loro sono svegli. Comunque, cosa succederà ora? In realtà succede che la mia giornata praticamente si conclude a questo punto, infatti io adesso finisco di preparare la cena, cenerò, dopodiché quando Mark andrà in live su Twitch io starò tutta sera nella sua live, perché sono anche la moderatrice del suo canale, quindi sarò lì a moderare la chat, a partecipare alla live eccetera. Dopo andrò a lavarmi e andrò a dormire, insomma. Così si conclude praticamente ogni mia serata. Infatti io penso, raga, che ci saluteremo qui, perché non sto lì a filmare insomma il momento in cui sono in live a moderare la chat, perché vedreste me al computer che scrivo e basta, o mentre mi faccio il bagno, direi che non è decisamente una cosa opportuna, e quindi potremmo concludere qua questo video. Raga, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo format, se vi è piaciuto, se vorreste comunque che lo riportassi, se avete anche dei consigli, insomma ditemi un po' quello che volete. Visto che stiamo concludendo il video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, vi giuro che non mi sta venendo in mente nulla, quindi facciamo semplicemente hashtag pomodorini. Così, perché non lo so, raga, non mi viene in mente nient'altro, che fantasia. Quindi sì, facciamo hashtag pomodorini, scrivetelo qui sotto nei commenti. A questo punto io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link del mio canale Twitch e il link della mia Amazon Wishlist. Io, raga, vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.